3 stelle Michelin. Bene, buongiorno a tutti qui dal Falkensteiner Hotel 5, no 5, facciamo tutte qua, 5, vabbè che dire, e non è poco insomma, ecco, 5 stelle, dove dire, è lusso, insomma, è lusso che è un po' una parolaccia ultimamente, però è vero che Briatore ci ha sottolineato ultimamente, visto che lui vive di questo, col suo billionaire, che il lusso è per tutti. Può essere un po' il tema, apriamo, perché noi abbiamo fatto un'altra trasmissione mattutina alla buon'ora e poi abbiamo voluto riprendere questa cosa, che vorremmo andare giustamente, grande richiesta, in orizzontale, che a me fa piacere, anche perché così vediamo questi passaggi, passano proprio famiglie intere, belle ragazze, c'è di tutto. 096 qui al Falkensteiner Spa and Beach, mi sono permesso di scrivere, lei mi corregga, fatto benissimo. Direttore resident, io sono il resident manager, il mio nome è Alessandro, esattamente, saluto comunque il nostro direttore generale Antonello Buono, che in questo momento si trova in Russia appunto per promuovere la nostra struttura e ovviamente Buono anche... e Fichera, esattamente, Antonello Buono e Alessandro Fichera, è un duo che invece di fare intrattenimento comico danzante si occupa di consulting in un certo senso, no? Sì, esattamente. Noi ci occupiamo diciamo di gestire al meglio quello che la proprietà ci lascia da gestire. In questo caso io mi occupo appunto di questa struttura, della parte operativa, dei vari dipartimenti. E appunto questo qui è il nostro Falkensteiner Hotel and Spa di Jesolo e, come diceva lei, beach, perché siamo proprio sul mare. Intanto un saluto a tutti i tele, radio, ascoltatori. Esatto, perché adesso ci vedono anche, non è più come diceva mio padre, la radio non si vede. Tra l'altro l'albergo, questa catena, una trentina e passa di hotel sparsi in Europa, anche Europa dell'Est, non appartiene al padre praticamente della biodinamica, ovvero Steiner, perché è Falkensteiner. No, no, i proprietari è proprio i signori Andreas e Erich Falkensteiner, che ecco, sono tutto, i figli. Tutto insieme. Ecco, tutto quindi. Infatti nacque con una piccola pensione di 8 camere a Casteldarna, che non aveva neanche i bagni in camere, furono i primi appunto a mettere i bagni nelle camere dell'albergo. Il papà morì giovane, la mamma si ritrovò da sola con i due figli, che via via appunto si sono portati avanti. Abbiamo festeggiato l'anno scorso i primi 60 anni della compagnia. I loro, i loro, perché? Si chiama appunto Falkensteiner Michaeler Tourism Group, FMTG. E il dottor Michaeler Otmar è un amico di infanzia, nonché hanno studiato insieme al signor Erich Falkensteiner e insieme appunto hanno dettato i tempi di questa espansione nel corso degli ultimi anni, fino ad arrivare, come diceva il carissimo Elio Crociani, a 35 alberghi sparsi un po' in giro per l'Europa. Abbiamo alberghi in destinazioni di leisure, quindi vacanza, piuttosto che business in varie città d'Europa, tra le quali appunto Vienna. A Vienna c'è il nostro quartier generale appunto, è a Vienna dove ci stanno tutti gli uffici e il nostro CEO, più che tutti i vari responsabili della compagnia. Anche perché l'Alto Adige è entrato in Austria, Adige, nel senso c'è doppio passaporto, adesso possono anche votare. No, ce l'hanno verde, cioè, ma è comunque Italia. Non so, le notizie che ci arrivano dei giornali. Il primo albergo appunto è l'Ehrenburgerhof, il Falkensteiner Ehrenburgerhof, che si trova al Casteldarno, un piccolo paesino dove a distanza di qualche chilometro a Barna abbiamo gli uffici amministrativi e tutta la parte della, diciamo, dei responsabili della parte Italia, quindi i quattro alberghi in Trentino Alto Adige e gli altri che si sono aggiunti via via. Questo appunto è stato inaugurato 3 anni fa, siamo alla quarta stagione, nuovissimo,
Questo cos'è? Uno dei questo ultimi? Questo è l'ultimo costruito, sì. Abbiamo in, oggi tra l'altro è partita il momento in cui stiamo anche sia andando in diretta che registrando, praticamente il 10, vigilia del fatidico 11 settembre, 10 settembre praticamente sono iniziati i lavori. A fianco abbiamo dei lavori, ah, sì, là, perché la struttura appunto verrà ampliata con un'offerta che noi chiamiamo Premium Living Residence, quindi appartamenti con servizio. Sono già presenti in altre strutture, altre destinazioni, ce le abbiamo in Croazia, ci sono in Austria, e appunto appartamenti che vanno dai 55-60 metri quadri fino ad arrivare alle penthouse come quelle che abbiamo qui in albergo di circa 220 metri quadri con 3-4 camere da letto, bagni, cucina, insomma il massimo di quello che si può avere fronte mare, diciamo. Noi siamo proprio attaccati al mare, una delle poche strutture dove appena apri la porta sei direttamente in spiaggia. Quindi il beach aggiunto a spa chiaramente significa un po' questo, perché è vero che la spa comprende anche il mare, no? L'acqua salata, non c'è qui tutta da la soterapia, eccetera, eccetera. Noi... certe volte non lo specificano, però fortunatamente qui c'è proprio una spiaggia attrezzatissima. E quindi... abbiamo una bellissima spiaggia con un mare che comunque, che se ne dica, per me che comunque sono siciliano, molti parlano di mare blu in Sardegna piuttosto che in Sicilia o in Puglia, non si può paragonare, ma comunque le attrezzature, tutto quello che sono i servizi che offre la Lido di Jesolo sono di altissimo livello. Infatti anche qui abbiamo le 5 vele per quanto riguarda i servizi di cui i nostri clienti possono usufruire. Il nostro albergo è stato fatto, come dire, appunto di nuova costruzione recentemente da un architetto famosissimo americano, Richard Meyer, che si occuperà anche della nuova struttura. Non c'è Meyer, ma in realtà è Meyer scritto. Ecco, come l'ospedale, penso, di Firenze. Firenze, esattamente. È Richard Meyer, appunto famosissimo architetto americano, che in questa zona si è occupato proprio di gestire tutto quello che era la parte visiva del complesso. Verrà fuori come una piccola cittadina in puro stile Miami, quindi colori molto freschi, utilizzo di tanto vetro che rende comunque la struttura molto luminosa. Devo dire che piace molto a me in prima persona venderlo e ai clienti acquistarlo a determinate tariffe. Ecco, diciamo che piace a tutti. Tra l'altro, fra le cose che possono accadere qua ci sono anche le frecce tricolori, sì, che abbiamo immortalato con un bel 9, buon auspicio in Oriente, ma anche da noi sarebbe Yang, la positività. Jesolo vive appunto molto di queste manifestazioni. Le misse sono già passate, esattamente. Le misse adesso, come lei stava ricordando, vengono qui a Jesolo e da qualche anno. Questa manifestazione dell'air show è veramente molto seguita, attira tantissimi clienti durante il primo weekend di solito di settembre, già da oltre 10 anni. Quindi il comune, devo dire, che investe moltissimo sulla destinazione, da un passato di destinazione per giovani con discoteche, è passato adesso... Qui c'era, cosa c'era? C'era una famosa discoteca che faceva, sì, l'alba, si faceva il Kings, mattino. Il Muretto, il Marina, insomma, le discoteche continuano ad esserci, ma la destinazione si è molto, diciamo... ampliata in termini di offerta, anche perché comunque, come dicevo prima, il comune investe tantissimo. In ogni piazza durante tutta l'estate ci sono manifestazioni o eventi culturali di vari tipi, da rassegne con giornalisti importanti che noi abbiamo avuto anche il piacere di ospitare, da Crepea a Mughini, più comunque anche ospiti VIP non disdegnano, diciamo, la destinazione. Come dicevo prima, abbiamo 126 camere, di cui 25 sono le suite, quindi possiamo attirare comunque una clientela veramente di altissimo livello e soprattutto anche per periodi abbastanza lunghi. Diciamo che il soggiorno medio passa dal weekend classico, venerdì sabato, durante quasi tutto l'anno. Noi siamo tra l'altro una delle pochissime strutture, anzi forse l'unica, per volere del nostro carissimo direttore,
a rimanere aperta quasi tutto l'anno. In pratica chiudiamo un mese, di solito chiudiamo il 7 gennaio, subito dopo l'Epifania, e riapriamo sempre in concomitanza del Carnevale di Venezia. Quindi, come dicevo, è veramente una stagionalità molto lunga per Jesolo, dove gli altri alberghi restano aperti 5-6 mesi al massimo. La destinazione si sta sviluppando anche in termini di stelle, ripeto, ci sono un altro 5 stelle già esistente, qualcuno in costruzione, quindi comunque sì, piacere, la, insomma, la competitività ci sia, si rende ci sia, comunque... Perché altrimenti, altrimenti ci, sarebbe, ci si lascerebbe andare, quindi bene, esattamente. Piacere. La compagnia, diciamo, si sviluppa soprattutto su 4 segmenti fondamentali. Uno è il welcome home, quindi questo concetto di benvenuto a casa, lontano da casa, molto caro alla famiglia, quindi comunque nonostante riusciamo ad avere circa 300-320 ospiti quando siamo al completo, rimane comunque una struttura molto familiare, con quel senso di benvenuto. Sia io che il direttore siamo sempre molto sul terreno, quindi conosciamo quasi tutti gli ospiti, e questo fa sì che molti dei nostri clienti sono affezionati e ci tornano a trovare anche più volte l'anno. La vicinanza in pratica con l'Austria, comunque, dove in un paio d'ore sei già al confine e in 4-5 ore arrivi comunque a Vienna, che fa sì che molti dei nostri clienti tornano a trovarci ripetutamente durante i vari weekend. Approfittano soprattutto dell'inverno, ci piace tanto questa cosa del mare d'inverno. Siete stati contattati d'inverno, tra l'altro, ci ha fatto molto piacere chiaramente avere venire nella buona stagione, cioè in questo momento. Però effettivamente quest'ultimo weekend di sole bellissimo, ecco. C'è stato delle temperature quasi estive. E quindi insomma, d'inverno poi si può entrare in piscina all'interno e quasi come a Saturnia, anzi come a Saturnia praticamente. Diciamo che abbiamo delle piscine molto carine, riscaldate, dai 30 gradi sia in interno che in esterno, di una piscina che comunque è collegata dentro fuori. Teniamo comunque la piscina aperta tutto l'anno con i lettini, quindi si può anche approfittare di una giornata di sole d'inverno, certo, per poter prendere il sole e godersi comunque un'acqua calda. Abbiamo una Whirlpool, quindi un idromassaggio sempre esterno che arriva fino a 32 gradi, quindi comunque è sfruttabile tutto l'anno. E così la spa, diciamo, riesce la ad spa essere anche fruibile dai minori, insomma, dai ragazzi, cioè è un family hotel. Ha anche una spa con tutte le caratteristiche. Diciamo che nella nostra compagnia abbiamo proprio degli alberghi specializzati nel settore proprio bambini. Noi comunque con il concetto del nostro Felkiland, che è quella zona dove i bambini hanno accesso con la possibilità di essere accuditi da personale qualificato durante tutta la giornata, in pratica dalle 8 la mattina fino alle 8 la sera, abbiamo delle persone che si occupano appunto dei bambini in uno spazio proprio adibito con tanti giochi. In alcuni altri alberghi siamo molto più attivi su questo segmento, qui un po' meno, perché comunque il fatto di avere la spiaggia, le piscine e Jesolo in termini comunque di destinazione fa sì che ci siano tante possibilità per le famiglie con i bambini di poter godersi veramente appieno la vacanza. E uno chef di questi 35, attenzione perché da un momento all'altro possono diventare anche 36, è uno chef che si è particolarmente distinto. Allora, la cucina ovviamente fa parte di quello che è il nostro concetto di catena, quindi è molto importante, facciamo tanto affidamento su quello che è il nostro concetto di ristorazione. In questo albergo abbiamo uno chef relativamente nuovo, è arrivato quest'anno, Marco Van Zan, viene da Como, originario, ha fatto tantissima esperienza, uno chef molto bravo ed è stato in grado comunque di integrare e gestire quella che è la nostra offerta di ristorazione, che è comunque abbastanza complessa. Si parte da una colazione con oltre 200 prodotti sul buffet, per poi finire alle 11 la colazione, dove comunque i clienti a volte rimangono anche fino alle 11.30, e già da quell'ora si parte con la parte del pranzo. Quindi abbiamo una carta di light con un menù
che prevede comunque primi, secondi, snack e dura fino alle 18.30. E non nascondo che qui la terrazza esterna d'estate soprattutto non si ferma mai, alle 5 trovi clienti che mangiano dal club sandwich allo spaghetto all'astice e via discorrendo, per poi arrivare alle 18.30 e riaprire, diciamo, il ristorante per la cena, dove abbiamo un concetto appunto sia di mezza pensione che di cena alla carte. Una mezza pensione che comunque non deve essere vista comunque o sminuita come quegli alberghi mezza pensione e con un... Assolutamente, anche perché ho avuto modo di provarla. Anzi, devo dire, c'è un fascino particolare per le mezze pensioni, anche perché a Courchevel praticamente vige la mezza pensione, quindi stiamo parlando della meta sciistica più importante, gli alberghi aperti solo d'inverno, si chiamano Cheval Blanc, si chiamano Les Irelles, sono gli alberghi più famosi del mondo. Se andate sulla guida mi troverete proprio scritto mezza pensione. E non sono ancora sicuro, ma si parlava appunto con Antonello, col direttore, che in futuro, quando avremo la nuova struttura finita, molto probabilmente anche noi punteremo a questo concetto di mezza pensione per tutti i clienti, quindi venire in albergo significherà appunto avere la possibilità o comunque la mezza pensione inclusa. Amplieremo la parte del ristorante con un nuovo ristorante di circa 350 posti. Si potrà anche scegliere il ristorante. Esattamente, più un altro secondo ristorante dove c'è l'attuale ristorante, dove faremo proprio una cucina un po' più elaborata con un fine dinner alla carte. E in più abbiamo una bellissima vista, tra l'altro. Io ho già messo gli occhi lì su questa, la chiamo Stube Marittima. Questa per me è una cosa stile, cioè non è chiusa, no, in legno come in Alto Adige, questa è la versione appunto estiva, a mare. Quindi in Alto Adriatico, perché noi siamo, esatto, noi siamo parte... nell'Alpe Adria, e facciamo una cucina ovviamente con prodotti locali, prediligiamo molto il chilometro zero, insieme ovviamente a un po' piatti internazionali, in modo tale da dare un po' a tutti la possibilità di avere qualcosa di loro gusto. Ma diciamo che siete anche un 5 stelle che si rientra negli standard, tipo, non so, mettere il prosecco, cioè qui alla mattina hanno 20 bottiglie di prosecco, perché chiaramente il prosecco qui è chilometro zero, sì. Quindi qui, visto che tutti gli alberghi attualmente nel mondo devono avere la bottiglia del prosecco, qui chiaramente gradiscono molto la nostra colazione. Bene, è uno bene, dei bene, punti bene, di bene, forza, bene. Insieme ovviamente allo staff che si prodiga ovviamente di far passare un ottimo soggiorno ai nostri clienti. Bene, poi c'è anche una musica che io ho avuto modo di apprezzare a un volume, devo dire, non altissimo, perché stava ieri sera a cena nella parte appunto esterna, riparata. Quindi un DJ che seleziona queste musiche, in realtà non è che tiene il volume basso, è che evidentemente il ristorante è abbastanza isolato. E quindi questa musica diventa un sottofondo tipo filo di fusione, perché è proprio un DJ vivo, cioè anche lui va in bagno come tutti gli altri, cioè non è un robot, insomma, non è un hard disk, pennetta USB. No, proponiamo durante tutta la stagione estiva e alterniamo DJ, abbiamo 2-3 DJ che ci vengono a fare delle serate, ma serate molto soft, come diceva appunto l'amico Elio. Oltre ad avere anche un piano qui sul posto, è un bravissimo pianista, e a volte abbiamo anche un trio sempre qui della zona con chitarra, sax e voce, che è veramente molto bello. Facciamo delle serate a cadenza quasi, cioè proprio tutte le sere d'estate, e poi ovviamente magari nella bassa stagione prediligiamo i weekend. Approfitto per ricordare un po' a tutti che Jesolo, il Lido qui, dista neanche un'ora da Venezia, da Punta Sabbioni, la zona, insomma, il lembo di terra dove finisce Jesolo, ha un porto servito 24 ore su 24, perché quasi... magari sembra una stupidaggine, ma Venezia avrà i problemi che ha per via dell'acqua. In realtà, la sua fortuna,
Anche perché insomma a Venezia, comunque nell'ambito della provincia di Venezia, a qualsiasi ora non rimani a piedi, quindi puoi raggiungere Chioggia come... In mezz'ora si arriva a Venezia, ci sono dei battelli appunto che fanno la spola come se fossero degli autobus. Quindi la CTV. La CTV. Cioè tu puoi rimanere tranquillamente, anche ubriacarti, diciamo, senza problemi. Mezz'ora. E quindi avere questo servizio. Bene, io ringrazio Messier Ficherà. grazie dalla Sicilia, quindi esattamente, io sono di Siracusa, il nostro direttore di Ischia, in pratica due meridionali al nord. Viene in mente il fatto che a Siracusa c'è il teatro romano, queste recite teatro classiche appunto pomeridiane, qua c'è la Fenice, qua a Venezia, che fra i luoghi chiaramente. Sì, in pratica l'albergo, soprattutto in bassa stagione, viene utilizzato tantissimo come base per poter fare delle escursioni. Oltre, volevo ricordare anche che abbiamo tre bellissime sale meeting e quindi si presta benissimo a eventi aziendali di vario genere. Abbiamo già fatto tantissimi eventi, approfittiamo soprattutto insomma del periodo che va da ottobre fino a marzo-aprile, in modo da poter riuscire a dare anche il maggior numero di camere possibile, o a volte anche l'albergo in esclusiva. Abbiamo già avuto grosse aziende, sia farmaceutiche o case automobilistiche, che ci hanno scelto per la bellezza dei luoghi, per la possibilità quindi di approfittare della zona, quindi escursioni, possibilità di giri in mountain bike, quindi anche attività collaterali o di team building che spesso le aziende organizzano con la spiaggia qui attaccata. E da non dimenticare, quindi non da meno, offrire un servizio 5 stelle a delle tariffe che magari a Venezia le trovi nei 3-4 stelle, quindi comunque approfittare di una base solidissima in termini di qualità del servizio, con prezzi veramente vantaggiosi, e potersi muovere nella zona. Oltre ad avere anche uno degli outlet qui a circa 20 minuti di distanza, tra, secondo me, uno dei migliori in Europa, dove trovi veramente tutte le marche di tutti, posso confermare. I più grossi stilisti italiani. E noi abbiamo appunto delle convenzioni insieme a loro, dove un ulteriore sconto, ulteriori sconti del 10%, in quanto comunque partner ufficiali dell'outlet di Noventa di Piave. E poi per alcuni clienti, o comunque per prenotazioni particolari, magari di suite o quant'altro, riusciamo a fornire un servizio di accoglienza anche all'outlet, quindi vengono accolti, bicchierino di prosecco anche lì, piccolo kit di welcome e insomma giro un po' dell'outlet, che comunque è una piccola cittadina. Ripeto, siamo in un bellissimo posto, con una location fantastica, a due passi, cioè noi siamo proprio, diciamo, si apre, come dire, la porta a vetri e si è già direttamente in spiaggia. Spero di potervi... Questa è una cosa abbastanza rara, può sembrare strano.